Attenzione, purtroppo questo evento bellissimo è già buggato, quindi vi avviso prima della visione di questo video che inizierà, ci divertiremo, andrà tutto bene fino a un certo punto. Il finale sarà un po' più triste e in quel punto vi spiegherò cosa è successo. Purtroppo ci sono dei problemi in questo evento, problemi che ho visto sono anche comuni. Comunque vi lascio lo stesso a questo primo episodio di questa serie. Salve a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Raffaella Sims ed eccoci qua in un nuovo video, ragazzi, non riesco a contenere la mia felicità escen. E sì, perché guardate che schermata ci si presenta davanti. Finalmente, ragazzi, inizia la settimana 1 dei premi del mio tutore che ci farà compagnia praticamente fino ad Halloween. E insomma, ragazzi, sono emozionatissima per questo evento. Oggi che io sto registrando è il 25 mattina, l'evento era giocabile dal 24 dalle ore 18, un orario un po', come dire, del piffero, per cui io mi sono traslata al giorno dopo, perché registrare dalle 18 in poi il video sarebbe comunque uscito oggi, insomma, sarebbe comunque uscito tante ore dopo da quando io lo potevo registrare. Quindi inizio direttamente il 25 mattina e che si è visto, si è visto. Ovviamente vi ricordo subito: dovete essere assolutamente sempre online, quindi internet acceso, non funziona tutta la dinamica, i premi, eccetera. Dovete essere online. Aprendo il gioco, ci si apre questa schermata a schermo intero che mi ha molto sorpreso perché proprio è un evento, è un eventone, c'è addirittura la schermata a schermo intero, cioè è una stupidaggine, però a me mi ha sorpreso. Abbiamo il nostro Tristo che ci guarda con uno sguardo molto sexy e di fianco abbiamo scritto premi del mietitore, settimana 1. Questa settimana vinci il mietitofono ed evoca il mietitore. Non è che sia indaffarato, ok? Quindi il nostro mietitore è insomma con poca roba da fare. I premi della missione della settimana. I premi della missione della settimana abbiamo alcune cose che abbiamo visto, ma altre cose in più che non c'erano scritte. Ci danno un libro di giardinaggio, il volume 1, e anche il libro di cucina. Volume 1, ma non so se siano premi della missione o ci servono per fare la missione e ce li daranno subito. Adesso vediamo, perché poi come altri premi abbiamo il craniglio da congelatore originale, il mietitofono e orecchini della dipartita imminente. E questi li sapevamo più o meno, insomma, che avremmo sicuramente avuto questi premi. I libri non ho capito, però adesso lo scopriamo. Qua, ragazzi, è tutto uno, lo scopriamo vivendo. Spero che anche voi comunque stiate giocando questa nuova dinamica nelle vostre partite, perché io trovo che sia veramente una cosa troppo carina, troppo bella, troppo azzeccata. Qui si apre, ragazzi, una nuova serie in cui andremo a fare le missioni insieme. Qua ci dice gioca subito. Io faccio gioca subito e ci esce quest'altra schermata, che questa la conosciamo perché l'abbiamo già vista. Allora, premi del mietitore, collabora con il mietitore per svelare i segreti dell'Ambrosia. Guadagna punti evento e sbloccare premi agghiaccianti. Allora, quindi, per sbloccare i premi, dobbiamo guadagnare dei punti. I punti si guadagnano facendo le missioni che il mietitore ci darà. Poi sotto leggiamo assistente del mietitore, 175 punti, immagino. Il mietitore ha bisogno del tuo aiuto, inizia a informarti più che puoi sull'Ambrosia. Poi 225 punti, basta una chiamata, la verità potrebbe forse essere più vicina con il bollettino dell'associazione dell'Ambrosia. Adesso io aprirò una nuova partita e vediamo che succede. Allora ragazzi, eccoci in game. E allora stavo cercando di far trasferire la mia sim in una casetta, ma non ho avuto il tempo che si è già aperta questa schermata di dialogo che mi ha bloccato tutto. Allora, premi del mietitore settimana 1. Ehi, tu, nel corso dei secoli la mia memoria ha iniziato ad annebbiarsi. Ho sentito delle voci su un piatto speciale chiamato Ambrosia, che potrebbe compromettere il mio lavoro. Completa le missioni, assistente del mietitore, e basta una chiamata per aiutarmi a capire.
Giustamente l'ambrosia può riportare in vita i morti, per questo lui c'ha un po' paura. Diciamo gli ok, è la stessa cosa. Ok, mi è uscita due volte la stessa pagina. Purtroppo, mentre stavo cercando di far trasferire il mio sim, è uscito tutte queste cose, quindi si è un po' rimbambito leggermente, speriamo non sia un problema. Ci trasferiamo in questa casetta che ho creato un po' di tempo fa. Se vi piacerà questa casetta, che è tutta in stile magico, me lo fate sapere sotto nei commenti, ve la metterò online che la potete scaricare. Per il momento, come dire, l'ho fatta così per uso personale, non è online. Se vi piace me lo fate sapere. E adesso io ho tanta paura che si sia buggato anche la mia vita. No, ok. Allora, perché prima vedevo altre cose da fare, adesso ne sono apparse altre. Vabbè. Allora, assistente del mietitore. Il tristo mietitore richiede la tua assistenza. Aiuta il mietitore a fare una ricerca sull'ambrosia. I premi saranno conferiti al compimento delle missioni di scoperta. Ok. Allora, qua sopra possiamo chiudere o riaprire tutto. Possiamo vedere i premi. Allora, prima di iniziare, però, vi faccio vedere quella che sarà la nostra dimora. Ditemi se non è bellissima. Devo dire, questa casetta l'ho fatta un sacco di tempo fa. Non mi ricordavo fosse così carina. Proprio bella. Quindi, questa è la nostra dimora. È una casetta a due piani, stile magicoso. Abbiamo anche, a suo tempo, non era programmato, avevo fatto anche una sorta di piccolo, diciamo, orto. In realtà si può andare sotto perché questa era una casa fatta per una maga, anche se in realtà io mi sono fatta umana, quindi non possiamo fare magie. E quindi sotto c'è tutto un antro dove fare le magie, c'è anche un altro bagno. Guardate che bello! E questa casetta non mi ricordavo neanche che fosse così bella. Abbiamo il piano di sotto con la sala. C'è la cucina, molto semplice. Ve la faccio vedere con i muri. Molto semplice. E poi sopra abbiamo la camera da letto. Camera da letto, una cameretta pure. C'è il computer, c'è il bagno. Devo dire che era una casa fatta così. Però in realtà è venuta molto bene. E poi, vabbè, io sarò la protagonista. Mi sono messa la mia sim a questo giro. E poi mi faceva strano stare completamente sola. E mi sono fatta un compagno di amici di avventura che si chiama Lucio. È un gatto senza pelo perché mi piacciono i gatti senza pelo. Mi piacerebbe un giorno anche averne uno nella vita vera. Ma visto che non si può fare, allora l'ho solo preso nel gioco. Quindi avremo Lucio che sarà il nostro compagno. E io dove sto andando a cantare con gli uccellini. Infatti, questa casa mi sa che non era pensata per un gatto. Quindi non so se c'è la ciotolina. Mi sa che la devo comprare. La compro subito perché sennò il nostro povero gatto muore. Abbiamo appena iniziato. Dopo queste dovute presentazioni e sistemazioni, un minimo della casa per far adattare anche il micio miau, dobbiamo assolutamente iniziare con le missioni perché questa è la cosa principale per cui iniziamo questa serie. Quindi chiedi a tre sim dell'Ambrosia ancora. L'ho capito. Sono 10 volte che mi è uscita sta schermata. Già la cosa mi irrita molto. Chiediamo a tre sim dell'Ambrosia. Allora, ovviamente ricordiamoci che siamo in una partita in cui dobbiamo anche dar retta alla nostra sim. Allora, andiamo alla ricerca di simmini. Siamo soli, a chi chiedo? Salve! Sono Raffaella, buongiorno, signorina Grace. Bene, ma che mi sta portando quella solita torta di squisita fattura? Grazie, non la voglio. Allora, devo chiedere dell'ambrosia, signorina. Speriamo che non mi manda a quel paese. Allora, chiediamo, a tre sim dobbiamo chiedere. Senta, ma lei conosce l'ambrosia? Sa che cosa è? Oh, ma certo che lo so, vediamo se è vero. Se vuoi preparare dell'ambrosia, devi entrare nell'ordine di idee di sporcarti un po' le mani. Ok, grazie. Qua si è illuminato perché abbiamo fatto che una persona abbiamo chiesto, però aspetta, ce n'è un'altra che mi sta sfuggendo. Allora, mi presento anche a lei, signorina. Emilia, aspetti, devo parlare con lei, non scappi. Vi piace il mio outfit intanto che camminiamo? Cioè, guardate come sono carina, mi sono messa un tipo di look. Malene! Salve, cara, mi scusi se la disturbo. Aviva! Avrei bisogno di chiederle delle ambrosie.
Sa, sono in missione speciale per conto del Corvo. Tristo. Ah, Oh, ma immagino. certo che lo so! E allora, cosa sa? Scusa. Mi sembra di ricordare che l'ambrosia sia cibo da gourmet, ma vaffanculo! Che vuol dire? Non mi serve come cosa. Così. Questa che cos'è? Ok. Bruce. Limone silvestre. Ah, guardate chi c'è! Ve lo ricordate questo sim? Io lo chiamo Morgin, ma in realtà è Morgan, penso. Morgin, Morgan, ognuno lo chiama come vuole. Chiediamo a lui. In teoria possiamo diventare incantatori, lo sapete? Potremmo anche farlo, se vi va. Perché non siamo incantatori di base, ma lo possiamo diventare. Dovremmo andare nel regno della magia. Oh mio Dio, che questa serie diventa qualcosa di più incredibile del Tristo Mietitore. Allora, fatemi sapere se volete che diventiamo incantatori, ragazzi. Stiamo salendo con gli iscritti, di cui io vi ringrazio tantissimo. E ci terrei tanto che, essendo che stiamo crescendo come famiglia di Simmini, mi piacerebbe tanto vedere dei commenti qua sotto. Quindi fatemi sapere se volete. Fatemi sapere se volete che Sono diventiamo degli incantatori. Allora, ho sentito che bisogna aver padroneggiato l'abilità di cucina e alta cucina. Premio sbloccato. Hai guadagnato punti evento sufficienti per riscuotere un premio. Riscuoti. Allora, questo secondo me dovrebbero darcelo nell'inventario, giustamente il libro per iniziare a imparare un po' il giardinaggio. Vai, che bello! Si procede, dai, non è una cosa troppo lenta. Grazie, Morgin, Morgan, come felicissima, cavolo si Darby. pronuncia il tuo nome? Hallelujah! Sai, sono una tua grande fan, devo dire la verità, da quando c'è stato il Regno della Magia tu sei il più figoso. Credo di trovarti anche un pochino Oh, attraente, Lucia! comunque, grazie, caro, sei stato molto gentile. Venuta Allora, bellissima! dobbiamo ordinare un pacchetto di semi e fare una ricerca sull'ambrosia. Invitiamo questa gente a entrare. Dai, facciamola questa cosa. Ormai siamo qui. Salve, ma quanta gente! Ma come siete gentili! Hakyo in Wilma? Eh, grazie, grazie. Entrate pure. Questa tortina Ew. terribile. Il mio gatto, tipo, ma no, sono arrivate persone, ma che schifo. Lucio, senti, vedi di stare tranquillo. Intanto io approfitto e prendo un pezzo di sta torta. Vediamo se è normale, dai, la prendiamo. L'assaggio. Eh sì, ma sarà squisita, grazie per la torta di frutta. La solita tortina di frutta, grazie, ragazzi. Effettivamente non avevo niente da mangiare nel frigo, quindi tutto sommato la gradisco. Però adesso tra poco ve ne dovete andare fuori dalle balle. Comunque la metto nel frigo, così dura di più. No, cosa ho appena mangiato? Scherzavo, la levo dal frigo. La levo dal frigo. Scherzavo, fa schifo. Mai più. Butta. C'era un cesto dell'immondizia perché non lo vedo. Ho scelto autunno, giustamente, come partita per iniziare, perché giustamente siamo in autunno, è finita l'estate anche nella vita vera e quindi iniziamo proprio con l'autunno. Allora, devo fare una ricerca sull'ambrosia, la facciamo con il computer. Abbiamo qua un comodo portatilino. Fai una ricerca sull'ambrosia. Mi piace che c'è il simbolino del Tristo, così non devo metterci 20 anni per cercare le interazioni da fare con le persone e gli oggetti. Esce subito. Allora, l'ambrosia è un piatto di alta cucina che può riportare in vita una persona cara. È difficile da preparare, richiede tre ingredienti rari. Se vuoi sapere di più, assicurati di leggere il bollettino dell'associazione dell'ambrosia. Va bene. E ho sbloccato un altro premio. Oh, il pupazzetto! Sì, riscuoto. Si scorre abbastanza velocemente, pensavo ci volesse più tempo. Solo che adesso non so, per il pupazzetto. Ah, me l'ha messo qua, ma che caro! Che bellino! Me lo metto da qualche. Dove lo metto? Dove lo metto? No, vabbè, lo devo mettere in qualche posto dove si veda. Ecco. Allora, aspettate che do retta un po' il gatto, poverino, perché giustamente anche lui ha bisogno. Su, basta, me stessa, vai a parlare con il gatto. Me stessa, perché giustamente sono io. Dai, non riesco a alzarmi dal letto, ho il culo di piombo. Allora, intanto andiamo avanti, per ordinare i pacchetti di semi, che qualcuno l'avevo lasciato anche qua per terra creando la casa, possiamo andare qua direttamente cliccando su un vaso da fiori o se no anche usando il computer. Dobbiamo acquistare un pacchetto base di semi di fiori. Allora, facciamolo qua dal computer. Fiori, fiori base, perfetto. Pianta un giglio e un bocca di leone. Praticamente,
ogni cosa che noi facciamo, subito arrivano i punti, subito sblocchiamo qualcosa. Dobbiamo piantare uno di uno. Piantiamoli qua, il gatto aspetterà questo punto. Gradisce i videogiochi, certo che li gradisco. Oh, sono proprio io, ragazzi, e luce fu. Gradisce i videogiochi, Raffaella, certo che li gradisco. Da quando sono nata proprio, in grembo la mia madre già giocava con la Nintendo DS. Fidatevi, è quasi così. bene bene, andiamo a piantare e poi adesso andiamo a sbloccare con i punti quello che abbiamo guadagnato. Che cacchio è successo? Perché ho perso la voglia di fare le cose. Abbiamo acquisito l'abilità di giardinaggio, comunque abbiamo anche il libro. Ho un po' di paura perché dice che è fuori stagione. Forse conviene piantarlo dentro casa? Quindi l'ho portato dentro perché non ho voglia veramente di fare una piccola serra. Io vi devo dire la verità, non ho mai fatto l'ambrosia. Lo so. Non mi è mai successo di portare un sim in vita. Effettivamente la prima volta non so come si faccia, non l'ho mai fatta. E possiamo riscuotere il mietitofono. Oh, questo è un premio più ciccioso. Evoca il tristo mietitore. Evviva! Lo faremo. Possiamo evocare il tristo, sono quasi emozionata, lo voglio fare però aspettate, devo dare retta al gatto, guardate, Lucio, perdonami. Io prima ti volevo accarezzare, la mia simmina aveva il culo preso. Oddio, mi sono buggata nelle scale, com'è successa questa cosa? O solo in questo gioco posso... Mi dite come ho fatto a finire sotto le scale? No, qualcuno me lo venga a dire perché io non lo so, adesso come esco da qua? Non mi posso... provate a trasportarmi coi trucchi, non so se ce la faccio. Ce l'ho fatta, ho dovuto attivare i trucchi perché non ho voglia di rompere il muro. Ecco, ok, ce l'ho fatta, mi sono dovuta teletrasportare coi trucchi, ma guardate se è una cosa normale. Accarezza sto gatto per piacere. E lei chi è? È il postino? Ma scusa, il postino a quest'ora? Forse è il tristo mietitore che ci scrive la lettera. Però il gatto non mi dà retta, adesso l'ho chiamato, forse arriverà. Guardate come scatta felino. Lucio, no, io dove sto andando? Adesso io sto andando dal gatto, ma è che... Due deficienti. Io andavo dal gatto, il gatto veniva da me, riusciamo a parlare insieme? Oh, bene, finalmente. Lucio, scusami. Adesso mi prendo cura di te. Non avere paura. Ti do un dolcetto. Allora, lo stiamo un po' coccolando il nostro Lucio, perché poverino, l'abbiamo un po' lasciato da solo. Comunque, dobbiamo fare una ricerca su una pianta. Però devo avere il livello 2 di giardinaggio per fare la ricerca sulla pianta. Quindi dobbiamo prendere il libro. Dobbiamo prendere il libro e studiare un po'. Raffaella dovrebbe iniziare a pensare a come migliorare la propria istruzione. Certamente. Voglio rimanere ignorante fino alla fine. Fatti tuoi, gioco. Allora, noi sempre che dobbiamo fare la ricerca, Sicuramente prima della fine di questa puntata evocheremo il tristo. Intanto Lucio fa i bisognini, ve lo faccio vedere perché lo so che ci tenevate a vedere il gatto mentre faceva la cacca. E io lo so, sento le vostre vocine e esaudisco i vostri desideri. Grazie a Dio questa è automatica e fino a che non si riempie si dovrebbe pulire da sola. Cara me stessa, dobbiamo cucinarci la colazione. Tu stavi già andando, cosa volevi cucinare? Prendi cereali, no! Tu devi cucinare qualcosa di vero, che prendi cereali. Prendi cereali, non sviluppiamo l'abilità di cucina. Facciamo il formaggio grigliato, sempre una porzione. Avremo sempre il frigo vuoto in questa serie, sappiatelo. Oltretutto anche alta cucina dobbiamo sviluppare, non solo cucina e basta. Tanto abbiamo raggiunto il livello 2 di cucina, yeyye. Ci portiamo avanti. Cos'hai, Lucio? Hai paura del forno qua? Del piano cottura? Sti cazzi. Io devo cucinare, che devo diventare una grande chef. Che devo risuscitare i morti, capito? È inutile che ti caghi addosso. Vai dall'altra parte, cambia stanza. Come sono cattiva col mio gatto. E io voglio anche un gatto nella vita vera, lasciamo perdere. Oggi cuciniamo malamente un toast e domani l'ambrosia, ragazzi. Domani l'ambrosia.
Buon appetito a me stessa, sì, e vai, come me lo mangerei anche adesso un toast così al formaggio. Mi sta venendo fame guardando dei pixel. Ehi Raffaella, sei così tristemente famosa che un mio amico, come tristemente, scusa, mi devo offendere, sei così tristemente famosa che un mio amico che non si fa tanti scrupoli vorrebbe incontrarti, posso dargli il tuo numero? Ma io non so, cara Grace, se mandarti a quel paese, o se dirti grazie, perché mi ha detto che sono tristemente famosa. Dagli il mio numero, che vuoi che ti dica? Chissà, magari troviamo anche l'amore in Shishumi, questa serie, ma famous ormai forse Quadrarchy diventiamo Sensei, incantatori, forse ci Sayumi, sposiamo, just faremo anche Foxy. figli, e chi lo sa. Teoricamente è una serie passeggera, ma a questo punto potrebbe diventare qualsiasi cosa. Io direi che adesso dobbiamo assolutamente fare che saliamo di livello di giardinaggio, se no questo obiettivo non lo faremo mai. Ok, perfetto. Possiamo fare una ricerca, perfetto, perfettissimo. Allora, la ricerca anche qua si può fare al computer, ma mi sembra che si poteva fare anche cliccando qui. Scopri informazioni sulla pianta. Ok, funziona così. Oh, guardate che fighe le unghie che ho messo, scusate, non è importante per la trama, però. Ho messo queste unghie bellissime. Intanto mi suona il telefono. Chi è? Sconosciuto. Mi sa che è l'amico di quella. Allora, ehi là, non ci conosciamo. Sì, infatti, questo non c'entra col mietitore, mi sa, eh. Ehi là, non ci conosciamo, ma vedendoti in lontananza, ho chiesto a un comune amico il tuo numero. Spero che non ti dispiaccia. È solo che provo un'attrazione irresistibile verso di te. Oh my gosh, come? Giuro che giuro di essere una persona tranquilla. Sarà un maniaco sessuale, sicuro. ti andrebbe di incontrarmi, signor punto di domanda? Io teoricamente starei facendo una missione di una certa importanza e non posso adesso, come faccio? Ma gli dico ok. Ok, non è successo niente. Oddio. Oddio. No, ma è un cesso. Lo sa chi è? Ian. Ma cosa aveva 80 anni? Ma dai! Ma che sfiga! Oddio, signore, lei ha un certo... No, eh sì, è anziano, no! Ma che palle, ho anche la relazione romantica, no! No, ragazzi, sto morendo. C'avevo la possibilità di incontrare l'amore della mia vita e invece ho incontrato Michele Zarrillo, sembra. Sta anche Babbo Natale ripulito. Ma dai, ma cosa questa serie comunque sta prendendo una piega oltre le mie aspettative. No, io non gli apro la porta. Oh, io sono anche felice come una stupida, guardate, sì, ma ammiratore segreto. E Babbo Natale se fosse andato dal parrucchiere. Continua a fare la ricerca, va. No, sta venendo qui. Oddio, devo fuggire. Ah, su. solo un paio di balle. Si è attratto da me, io no. Senti, abbiamo scherzato. Come ti chiami? Intanto il tristo. Magnifico, l'argomento dell'Ambrosia è stato malapena sfiorato, ma è solo l'inizio, devo saperne di più. Continua a badare al giardino, va bene. Come ti chiami? Ah, sì, Ian. Già, non mi ricordavo più il suo nome. Senti, Ian, io pensavo che tu fossi... Intanto abbiamo sbloccato cose. Io pensavo che tu fossi un figo. Potresti andartene dalla mia vita velocemente. Ma cosa sto facendo? Oddio, ma vattene, ma io sto non voglio. Mandalo via. Vattene fuori dalle balle, non ti voglio baciare, non sei il mio tipo, io pensavo che eri un figone. Cioè, non sei neanche tanto brutto, devo dire la verità, ma non sei il mio tipo, arrivederci. Dobbiamo evitare questo tipo come la morte. L'avete capita? Come la morte, oddio. Ok, questa sarà la nuova faccia di quando dirò una battuta stupida, sappiatelo, troverete questo screenshot dappertutto nelle mie serie. Quando dirò una stronzata, uscirà la mia faccia così. È successo tutto sto casino, ma mi sono appena accorta che abbiamo finito le missioni e abbiamo il premio del volume 1 di cucina.
Ecco qua, abbiamo questo, poi abbiamo gli orecchini. Che fighi! Non avevo capito, è una falce! Portando questi orecchini potrai sempre percepire nel profondo la gelida presenza del tristo mietitore. Wow! Non mi dà più cose da fare. Io direi di invocare il tristo mietitore, ragazzi. Anzi, no, aspetta, prima che evoco il tristo, fammi vedere che mi è arrivata una cosa per posta. Aspetta, mi sono arrivate due lettere e c'è il simbolo del tristo. Ecco la svolta, ragazzi. Ma non ho capito, ho letto. Non lo so, cioè, mi ha detto leggi, non ha letto niente. Che cacchio. Si è buggato, non lo so. Diceva leggi, ma non è successo niente. Ho paura. Ragazzi, ho paura. Che succede? Succederà qualcosa? È arrivato? È successo qualcosa? Sì. Sta arrivando da noi. Chiacchiera con il tristo. Eccolo! È arrivato! È lui! Aiuto! È lui, che emozione! Salve! Ciao! Aiuto! Cosa posso dirgli? Oddio, posso fare la presentazione romantica. È lui, ragazzi! Vabbè, non ci sono state, diciamo, apparizioni incredibili. Allora, beh, non ci sono interazioni particolari. Sembrerebbe. Io sto aspettando ancora per vedere se appaiono queste missioni, se no semplicemente concludiamo così questa prima puntata e ci troveremo poi in una seconda. Ragazzi, ho una cattiva notizia. Eh sì, perché il mio tono di voce purtroppo è cambiato, però mi girano particolarmente, indovinate che cosa? Perché l'evento, ragazzi, si è bloccato. Il postino ci doveva consegnare una lettera che è arrivata, che sarebbe questo bollettino dell'associazione dell'Ambrosia. Io l'ho aperto, come avete visto, ma non è successo niente e quel non successo niente già non era buono, doveva uscire una notifica dell'associazione dell'Ambrosia. Dopodiché io ho fatto andare avanti un po' un giorno sim, 2 giorni sim e qui sopra non esce più niente. Dovevamo andare avanti con le missioni. Subito dopo aver finito questa missione, doveva iniziare l'altra. Non è iniziata, quindi l'evento si è già bloccato e a me è venuta una rabbia addosso che non so neanche come descrivervela. Perché non so cosa fare. Non so cosa fare e il gioco, ho provato a chiudere, a riaprire, togli internet, metti internet, non va più. E la registrazione quindi sarebbe da prendere e buttare al secchio. Ma ormai è proprio così, è proprio bloccato, perché comunque i premi sono rimasti e tutto. In qualche modo le interazioni normali del gioco hanno bloccato l'evento. Quindi sono ferma, non riesco più ad andare avanti perché ho guardato bene, mi sono informata e noi dovevamo poter andare avanti fino a qui. Cioè noi in una sessione di gioco potevamo tranquillamente completare tutti gli obiettivi. Questi sono della prossima settimana, quindi si sbloccano giustamente fra 6 giorni. Quindi noi dovevamo poter andare avanti immediatamente. Ovviamente siamo fermi perché si è bloccato l'evento, quella che era la mia più grande paura. Ora non so se ho avuto io sfiga, qua praticamente si è bloccato tutto. Ci tengo a farvi vedere tutto quello che è successo, che ci stavamo anche divertendo, io ero tanto contenta, adesso molto meno, perché come al solito questo gioco ha solo che problemi. Però ci tengo a farvi vedere, non butterò questa registrazione, perché in caso vi succede sappiate che evidentemente è una cosa che può accadere. Spero che la sistemeranno, spero che non sia una cosa che succede solo a me, perché se è successa solo a me, mi attacco, cioè se succede anche a altri forse sistemeranno il problema. Vediamo cosa succede. In caso si sbloccano le missioni, faremo una seconda puntata in cui finiremo gli ultimi tre, di sbloccare gli ultimi tre obiettivi e fare gli ultimi punti, cosa che dovevamo già fare in questo video.
Vediamo cosa succederà. Spero di potervi portare la continuazione, anche perché ci stavamo divertendo, erano successe cose particolarmente divertenti. Si vede che questo signore, il buon Ivan, ha buggato il gioco e quindi adesso ci attacchiamo al al treno, diciamo così, con la mia immagine di me stessa che dondolo sul dondolo. Vi ringrazio per essere arrivati con me fino a questo punto, vi invito a mettere un mi piace e un commento, fatemi sapere se anche voi avete avuto questo problema, ma da come ho visto non dovrebbe esserci. Ovviamente io l'ho beccato in pieno perché ho la fortuna in faccia. Vi ringrazio insomma per essere arrivati fino a questo punto. Io me ne vado dalla sedia anche. Vi ringrazio ancora insomma. Spero di portarvi al più presto la continuazione di questa serie. E quindi io direi ciao simmini.